Ciao a tutti, sono Marco Bardi. Questo è l'ottavo video di una lunga serie dedicata alla pesca in apnea. In questo video voglio parlarvi dell'adattamento fisiologico che affrontiamo durante l'immersione in apnea, quando andiamo a fare una battuta di pesca. Allora, la prima cosa importante da dire sull'adattamento fisiologico è che noi passiamo da un'abitudine terrestre, quindi in posizione eretta, respirando, vivendo nel nostro ambiente, passiamo in un ambiente completamente diverso, dove stiamo a testa in basso, dove non respiriamo e dove soprattutto abbiamo a che fare con una pressione dell'acqua che è crescente, per cui nel nostro corpo ci sono un'infinità di cambiamenti. Proprio per questo bisogna imparare ad adattarci. Allora, l'adattamento migliore è quello di andare spesso in acqua, è chiaro, ma se questo non ci è possibile, ci sono dei piccoli rimedi che sono i miei consigli che vi voglio dare. Ovviamente chi va spesso in acqua farà meno fatica di chi ci va meno volte, però anche chi ci va poco con qualche accorgimento può avere dei vantaggi. Allora, sostanzialmente sono tre i consigli che vi voglio dare. Uno è quello di un riscaldamento attivo per preparare i muscoli prima dell'attività appunto di pesca in apnea, come succede in tutte le discipline sportive. Noi, a differenza di altri, spesso non lo facciamo questo riscaldamento, perché arriviamo al mare e siamo presi dalla frenesia di entrare in acqua, per cui pensiamo solo ad entrare in acqua ed è sbagliatissimo. Dopodiché spesso pinneggiamo in maniera faticosa e i muscoli sono freddi, non sono pronti, oppure iniziamo a fare subito i primi tuffi profondi e noi non siamo preparati. Questo ci comporta un affaticamento generale che ce lo portiamo dietro tutta la battuta di pesca ed è sbagliato. Quindi, primo punto, riscaldamento attivo, un po' di movimento in generale, un po' di allungamento muscolare, ma sempre in movimento, non vero e proprio stretching, ma appunto riscaldamento attivo. Dopodiché la parte più importante è quella in acqua, dove dobbiamo abituarci all'apnea in modo graduale. Andare subito profondi, tirare subito un'apnea è sbagliatissimo, ci mette l'organismo in una condizione di grande fatica, per cui diventa difficile poi recuperare. Il mio consiglio è quello di fare almeno una decina di immersioni a profondità minime e con un aumento dell'apnea molto graduale. Per farla semplice, tipo la prima immersione a 2-3 metri, poi a 4-5, poi 6-7, 8-9 metri, apnee che passano da 10 secondi a 15, a 20, a 25 e così via. Deve essere tutto molto graduale e in crescendo. In questo modo l'organismo appunto si adatta, si abitua, fa fronte alla pressione e reagisce molto meglio. Questo è un grosso vantaggio anche per la durata della nostra apnea. Chi si adatterà gradualmente si accorgerà che avrà un miglioramento dell'apnea. Chi invece va subito con la massima fatica e il massimo sforzo di solito ne paga il conto. Il terzo e ultimo consiglio è quello di un defaticamento alla fine dell'attività. Come tutti gli sport, defaticare significa eliminare l'accumulo di acido lattico, di scorie che per l'appunto noi accumuliamo anche di più di altre attività sportive, perché siamo in apnea, facciamo delle lunghe pinneggiate, facciamo delle lunghe apnee, quindi accumuliamo di più degli altri. Il defaticamento in questo caso per noi è più importante. Gli ultimi 5-10 minuti iniziare a pinneggiare sempre più lentamente, iniziare a diminuire l'impegno dell'apnea, quindi fare il contrario di quello che abbiamo fatto all'inizio. In maniera graduale caliamo la nostra attività, per cui la riduciamo fino a che arriva il momento di uscire. In questo modo, quando usciamo, siamo meno stanchi e meno appesantiti appunto dalle scorie che abbiamo prodotto. Questi sono i nostri principali tre accorgimenti e ci possono dare la differenza. Bene, anche per oggi è tutto, vi ringrazio, vi consiglio anche, se volete approfondire questi accorgimenti, di andarvi a leggere i libri che sono scritti su queste argomentazioni, che ce ne sono diversi, tra cui alcuni libri che ho scritto anch'io, come il manuale di pesca in apnea e altri libri che non sto qui ad elencarvi, e vi consiglio di continuare a seguire il canale video per vedere tutti i nuovi aggiornamenti. Quindi vi do appuntamento al prossimo video che parlerà di allenamento mentale, di adattamento mentale. A presto, ciao a tutti!